Ragazzi, questa puntata è epica. Oggi affronteremo il ritorno in Europa League, sedicesimi di finale contro l'Hoffenheim, in campionato il derby contro il Chievo e poi la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Ma adesso concentriamoci e andiamo a fare la formazione contro l'Hoffenheim. Ok, questa è la formazione che scenderà in campo con Leali, Nagatomo, Elander, Oxford e Pisano al centrocampo, Mandragora, che si è Romulo, in attacco Di Francesco, Boaci e Siligardi. I sostituti sono Rinaldi, Barzagli, Rodolfo Vera, Greco, Ferrari, Cerni e Ganz. Andiamo in partita. All'andata finì 2-2, quindi con lo 0-0 e con l'1-1 si qualifica per gol in trasferta l'Hellas Verona. Tutto pronto? L'Hellas Verona batte. Oggi si decide un piccolo pezzo di destino per questo Hellas Verona. Dai, Siligardi! Fuori di pochissimo, dopo 6 minuti. Tocco a Romulo, Romulo prova ad andare, ancora Romulo per Siligardi, Siligardi la tiene, ancora lui, Sili. Oh, bruttissimo fallo, si continua, attenzione, Mandragora che prova il tiro, pallone fuori ma arriverà l'ammonizione. Hakim, andiamo a vedere, ammonito. Proviamoci, chiudi, attenzione all'Hoffenheim, si infila nell'area di rigore, la chiusura. Mamma mia, Nagatomo in scivolata, il pallone scivola via. Boaci la tiene, ancora il Boa che serve adesso, Mandragora che si infila nell'area di rigore, la tiene male, la mette in mezzo, attenzione Boaci! Sembrava un'azione fine a se stessa, invece l'Hellas Verona riesce a trovare in vantaggio con questo cross che non se lo aspettava nessuno di Mandragora e il grande colpo di testa di Boaci. 1-0 Hellas Verona. Con l'1-1, anche se subiamo gol, siamo qualificati. Secondo gol in Europa League per Boaci. Il tocco, Romulo, va via Romulo, vede Siligardi, scatta Siligardi, ancora Sili, attenzione, viene raggiunto, ancora Siligardi nell'area di rigore, Siligardi, la liscia perché c'è un tocco del difensore incredibile, andiamo a vedere il replay, no, l'ha colpita proprio male, c'è un grande che sì, ma l'azione non è finita, c'è un batti e ribatti e adesso Elander prova a chiudere, c'è questo tiro, palo, la palla rimane lì, ancora un tiro, Leali, ci salviamo, questa volta abbiamo avuto fortuna, tocco Siligardi cerca Boaci, lo trova, vede Di Francesco dall'altra parte, non c'è fuorigioco, Di Francesco la stoppa, rigore, non dai rigore, fallo da ultimo uomo, ha preso il pallone ma era scomposto, era un fallo da dietro, era pericoloso, dai, non mi dite che non è rigore quello, o sono io che non capisco un cacchio di calcio, finisce il primo tempo, potevamo chiudere già la partita, ma quello è un fallaccio da espulsione, ragazzi, ha preso prima il giocatore, perché nella partita precedente, così come ha avuto l'espulsione Elander, perché ha toccato prima il giocatore e poi il pallone, la stessa cosa è qui, attenzione, nell'area di rigore, non ce la fa Elander, c'è fallo lì, colpisce male, il pallone è uscito fuori, ha continuato, quindi nessuna punizione dal limite. Ok, scattate, oh, è fallo da dietro, quella è espulsione, ma oltre l'espulsione, ammonito. Ma dai ragazzi, ma che decisioni arbitrali sono? Ecco, abbiamo perso per infortunio Mandragora, non ci credo ragazzi, ma che decisioni sono? Guarda, se questo non è un fallo da espulsione, io sono Babbo Natale. Ci prova l'Hoffenheim, bravissimo che sia ad andare a marcare, ma attenzione ancora l'Hoffenheim. No, vuoto di Nagatomo, ci salviamo, la palla rimane lì, attenzione il tiro, 1-1, attenzione che qui questa partita mi puzza, davvero troppi errori, sia per il direttore di gara, sia per la nostra difesa, specialmente in questa azione. Andiamo a rivedere, Nagatomo a vuoto, ma guarda qui, Pisano che stoppa e lascia il pallone all'avversario. Non è riuscito ad avere i riflessi per andare a riprendere il pallone, 1-1. Entra Cerni, esce Siligardi, entra il nostro grande Rodolfo Vera al posto di Pisano. Che sì, va via che sì. E guardalo, ancora un fallo bruttissimo. Speriamo che sei già ammonito. Andiamo a vedere, si avvicina l'arbitro, dice calma, vieni qui, dai l'espulsione. Ammonito. Dai. Marcate. No, non ci sto. Mamma mia, se segnava era finita. Uscivamo fuori. Tieni la boa. Dai, tenetela.
Tenetela. Ferrari la tiene. Bravo Ferrari, tienila. Tienila Ferrari. Combatte, c'è fallo, c'è fallo. Bravissimo Ferrari. Punizione che la mette proprio in mezzo lui, Ferrari. Ok, la palla scende benissimo. Il colpo di testa di Francesco ed è gol. 2-1. 2-1. Segna di Francesco. Ok, qualificati. Qualificati. Con il 2-2 si va ai supplementari. Quindi non rischiamo la qualificazione, anche se subiamo un gol al 90esimo. Attenzione, ma teniamo questo 2-1. Va bene. Finisce. Finisce. L'Hellas Verona si qualifica. Meritava la qualificazione. Ha fatto un'ottima partita. Ragazzi, questo Silvio Ponce sta crescendo in una maniera incredibile. Guardate il potenziale. 89-94. Oddio. 4 settimane di stop per Rolando Mandragora. Agli ottavi di finale di Europa League siamo stati sorteggiati contro l'Olympiacos. Si è qualificata anche la Juventus e l'Atalanta. E adesso match contro il Chievo Verona in campionato. Dobbiamo portare a casa almeno un pareggio per non essere scavalcati dalla Juventus. Quindi occhio. Non so proprio come giocarla questa partita. Siamo già stanchi e tra due giorni affronteremo la Juventus in Coppa Italia. La difesa non è un problema. Abbiamo Leali, De Ceglie, Caldara, Barzagli e Rodolfo Vera. I problemi sono al centrocampo. Ferrari è stanco, Mancini è un po' stanco, Greco si è ben che ripreso. In attacco c'è Cerni stanco, Ganz e Siligardi stanco. I sostituti sono tutti morti. Rinaldi, Oxford, Pisano, Romulo, Chessidi, Francesco e Pazzini hanno già le energie dimezzate. Non giocheranno Elander, Nagatomo, Cerci, Boaci perché sono stanchissimi e sono infortunati adesso Elia e Mandragora. Nonostante nelle ultime partite abbiamo subito parecchi gol, l'Hellas Verona è sempre la miglior difesa con soli 12 gol subiti. Ma adesso andiamo a vedere la formazione del Chievo Verona. Se non sbaglio è la prima volta che Ganz è affiancato a Cerni e vediamo oggi cosa farà. Questa è la formazione del Chievo Verona, c'è in porta Sekulin, ma siamo molto interessati a vedere il modulo. Gioca con un 4-1-2-1-2 o 4-4-2 largo a rombo. Andiamo a battere. Tutto pronto, batte il Chievo Verona. Rodolfo Vera prova a marcare, attenzione, pallone in mezzo, il Chievo Verona! 1-0, 1-0, Leali riesce a parare, il pallone rimane sulla linea ed è gol. Niente da fare. Prima azione del Chievo Verona, prima azione della partita, 1-0. Attenzione, chiudilo Barzagli, dai, 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 Leali fa il miracolo. Leali fa il miracolo, quasi 2-0 per il Chievo Verona. Ok, ok, ci prova, ci prova. Oh mio Dio, che bella parata Sekulin. Ma che tiro ha fatto Mancini. Bello, bello questo tocco per Siligardi. Vediamo se arriva il gol. Pallone in mezzo, il colpo di testa, niente da fare. Rodolfo Vera in sforbiciata. Mamma mia, numeri, si è svegliato l'Hellas Verona. La tiene molto bene, la tocca molto bene. Attenzione, possono giocare, possono giocare. Se ne va il tiro e la parata di Sekulin. Ma poteva tirare più forte lì Ferrari. Ok, ok, Siligardi, Siligardi, ci prova. L'Hellas Verona si accentra, ancora. Bravissimo Siligardi, la va a toccare a Cerni. Cerni, solo avanti al portiere. Cerni, la va a toccare molto bene. La va a toccare molto bene. 1-1, segna Ganz sulla linea, gran passaggio di Cerni, andiamo a rivedere, grande azione, si pareggia, eccolo qui, a tu per tu, sotto, avanti al portiere, ha la freddezza di passarla a Ganz, che la tira di destro, ed è 1-1, ancora Hellas Verona, mamma mia, si è ripresa la grande, gran passaggio, ancora un tocco, bellissimo il tiro e la parata di Sekulin. Se non fosse stato per Sekulin questa partita nel primo tempo ci raccontava un 3-4-1, incredibile. Finisce il primo tempo, 1-1, diciamo che il pareggio è giusto, i primi 10 minuti dell'Hellas Verona sono stati davvero bruttissimi. No, 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 Gutierrez sotto e se l'è divorato, meno male. Possiamo anche vincerla, ma siamo davvero molto stanchi, è il momento di che sì, mettiamo Pazzini al posto di Ganz e ci mettiamo Di Francesco al posto di Cerni. Vi ricordo che tra due giorni c'è la Juve. Guardalo Siligardi, bravissimo Siligardi, si gira, Siligardi la mette in mezzo, il colpo di testa di Pazzini, ma viene anticipato calcio d'angolo. Pallone in mezzo, Siligardi. La crossano molto bene. Il pallone rimane lì. Rodolfo Vera, Rodolfo Vera, palla deviata.
dal nostro giocatore Caldara. Non ci credo, a portiere spiazzato. Guarda, guarda che sì, guarda che sì, guarda che sì, vai che sì, vai che sì. L'avevo vista in porta. No, 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 no. Pallone in mezzo. Ok, ci salviamo ancora. Chievo Verona, il tiro fuori. Di Francesco, palla al piede in mezzo a tre. Bravissimo, la tiene molto bene. C'è spazio al centro. Eccolo qui Pazzini. Pazzini, Pazzini, la tocca bene. C'è ancora un tocco, vedi che parte Pazzini, che non arriva di poco. Oddio. Attenzione Barzagli, pressalo. Pressalo Barzagli, siamo all'83esimo. Non facciamo cazzate. Scivolata di Barzagli a vuoto. Attenzione, ancora Chievo Verona con questo tiro, 2-1. All'85esimo passa in vantaggio il Chievo Verona. Niente da fare, tre competizioni nello stesso momento. Sono davvero una manata in faccia fortissima. Incredibile. 2-1. Almeno il pareggio. Almeno il pareggio. 4 minuti alla fine. Dobbiamo pareggiare a tutti i costi. Dai così. Che sì. Che sì. Ancora palla al piede. Dai, pareggiamola. Pareggiamola. Dai, Rodolfo Vera, forza. Forza così, Pazzini. Il tocco è buono, anche questo per Di Francesco che la mette in mezzo, il colpo di testa e pareggia subito, e pareggia subito Pazzini. Molti di voi mi dicono: perché elogi Pazzini quando sbaglia e quando sbaglia Gantz dici che è un cesso, è un pippone? Ecco a voi la dimostrazione. Pazzini segna, Pazzini segna, 40 anni, movimenti li fa. Finisce 2-2, siamo stati sfortunati, ma alla fine siamo stati fortunatissimi. La Juventus vince contro il Torino, quindi ci aggancia, e il Napoli pareggia 2-2. Il Milan vince 3-2 in trasferta contro un Bologna davvero molto pericoloso. Andiamo a vedere la classifica. Ok, questa è l'attuale classifica. L'Hellas Verona attualmente è in prima posizione per gli scontri diretti con 52 punti. Poi c'è il Napoli in terza posizione, Milan in quarta posizione, quinta posizione per la Sampdoria, l'Inter in sesta posizione, seguono tutte le altre. E adesso prepariamoci per la partita di Coppa Italia contro la Juventus, partita di andata. Ragazzi, la vedo davvero molto tragica, giochiamo così. Rinaldi in porta, Nagatomo, Elander, Oxford e Pisano riusciranno a reggere 90 minuti, il centrocampo e l'attacco no, con Ferrari, che sì, e Romulo, in attacco Cerni, Buaci e Cerci. I sostituti, Leali, Barzagli, Rodolfo Vera, Greco, Mancini, Di Francesco e Gantz, tutti KO, tutti stanchissimi, e questi sono i giocatori che non giocheranno, anche loro stanchissimi. Formazione della Juve, sperando che faccia turnover, è costretta perché anche la Juve è in Europa League, in campionato e in Coppa Italia. Partita davvero molto difficile. Vedo Mandzukic, vedo già Asamoah, vedo il difensore Ersoy. Ho visto in porta, se non sbaglio, Trapp. Quindi gioca con, ecco, Rugani. C'è Bonucci, c'è Chiellini. Quindi mi sa che gioca con la squadra titolare. C'è Mario Lemina, c'è Cuadrado. Mamma mia, Cuadrado è velocissimo, come lo contrastiamo? Ok, gioca con la squadra titolare, non possiamo fare il pressing alto, se no qua ci purgano. Andiamo a battere. Vede che sì, lo vede, lo vede, lo vede. Che sì, si gira, sterza, salta Chiellini. Attenzione, tiro di che sì. Trap, calcio d'angolo. Partiamo forte, Ferrari la mette in mezzo. E l'under di testa, pallone alto. Mamma mia, Cerci, 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 vedilo. Buaci, e la para Trap. Chiellini. Attenzione, attenzione alla Juventus, che gol ha fatto, ma che gol ha fatto Sturaro, che gol ha fatto, mamma mia. Oh bene, oh bene, oh bene, oh bene, il tiro, e ancora Trap, bel portiere. Mamma mia sto Cerri, è infermabile Cerri, tiro e niente da fare. Vai così, si fa vedere Cerni, ecco Cerni, si gira. Prova a metterla in mezzo, ci riesce, colpo di testa, la palla rimane lì, poi una rovesciata, che l'hai fatta fare se poi tiri quella cacata? Mannaggia Cerci. Attenzione lì, attenzione, no vabbè, gli rubo il pallone a Chiellini su rinvio sbagliato di Trapp, mi fischia alla fine del primo tempo, dovevo solo segnare. Ma davvero stiamo scherzando? Orgoglio ragazzi, orgoglio, orgoglio, andiamolo almeno a pareggiare. Lo so che è un momento difficile, infortuni, stanchezza, tre competizioni da portare avanti, però ce la possiamo fare, dai, l'1-1 è un risultato davvero molto buono, lo dobbiamo fare. Dai Boci, bel tocco, ok, forza,
No, la colpisce male che sì. Cerci per Romulo. Romulo vede l'inserimento di Boacì. Boacì aspetta l'inserimento di Cerny. Ma Boacì sbaglia il passaggio. Era gol quello. Ok, bravissimo Boacì. Ritorna, ruba il pallone e fa ripartire l'Hellas Verona. Dai, forza così. Ok, il tocco. Va bene. Cerci. Cerci. La ritocca all'indietro. Ancora Hellas Verona. Ancora un passaggio. Ancora uno. C'è il tiro. Trapp la blocca. 82esimo, sempre 1-0 per la Juve. Vantaggio non meritato. Assolutamente non meritato. Ancora noi. Niente, non riusciamo a fare l'ultimo passaggio. La palla non esce fuori, quindi possiamo continuare. Siamo all'84esimo. Dobbiamo essere un po' più svelti. Vediamo se riusciamo a girarci con Cerny. Cerny che va nell'area di rigore. Cerny che la tiene. Contrasto contro Bonucci. C'è questo passaggio, colpo di tacco. Ancora se ne va Greco. Greco prova il tiro, palla deviata. I santi della Juventus. Di Francesco, forza. Palla che scende, Trapp con i pugni. Niente da fare, c'è Cerny. Cerny prova il tiro da lì, fuori. 89esimo. Punizione per fallo di mano del difensore dell'Hellas Verona. Vediamo se riusciamo a partire in contropiede. Ok, c'è Boacì. Boacì contro 4. Cosa deve fare quel poverino? Riesce a toccarla. Ok, andiamo. Ci giriamo molto bene. C'è Cerny. Cerny vede Di Francesco. Ok, Di Francesco. Di Francesco, Di Francesco. La parata di Trapp. Oddio, che santi. Oddio, che santi alla Juventus. Attenzione, sbaglia di nuovo Trapp. È la terza volta. Ma non riusciamo a sfruttare il tutto. Finisce 1-0 per la Juve. Questa semifinale di andata se la giudica la Juventus. Il ritorno dovrà essere davvero una partita da hashtag sfracelli. Da farvi notare le statistiche, la Juventus ha tirato una sola volta in porta, proprio il tiro del gol. Quindi ragazzi, nella prossima puntata andremo ad affrontare Torino, Olympiacos e Spezia, e quindi ci sarà la partita di andata di Europa League. Bisognerà attendere tantissimo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, che si disputerà il 9 aprile 2019. Ragazzi, se la puntata vi è piaciuta, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete, commentate, passate la pagina Instagram, Facebook e tutto quello che volete voi. Un bacione a tutti da Pier Dark Knight 91, che viene bruciato incredibilmente. Shottiamo adesso quest'altro Pokémon con attacco d'ala. No, non lo shottiamo. 9 HP. Vediamo se riesce a salvarsi. No, non hai fatto tantissimi danni al mio Charizard. 3 stelle, finalmente possiamo ufficializzare la medaglia cascata, signori.